Ciao ragazzi, come va? Bentornati al mio canale, io sono Gordon. Per chi non lo sapesse, sono appunto appena tornato dal Giappone e sono stato a Tokyo quasi 2 settimane. Sul mio Instagram mi avete bombardato di domande, che comunque trovate ancora in evidenza, e quindi prima di far partire il vlog ho pensato di riassumere, gli aspetti principali di un viaggio in Giappone. Partiamo subito dal volo. Io ho speso circa 600 euro andata e ritorno, nota bene, prenotando più o meno 4 mesi prima. Ovviamente sono andato in bassa stagione, cioè a gennaio, mentre aprile e maggio, con la fioritura dei ciliegi, ovviamente i prezzi si alzano e c'è anche molta più gente, motivo per cui nel vlog vedrete alcuni luoghi di culto più liberi rispetto alla media, ecco. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, se volete rimanere a Tokyo non vi serve, secondo me, fare il Japan Rail Pass, che è quel pass che vi permette di prendere tutti i treni della linea JR e spostarvi nelle città vicine. A mio parere, se non vi dovete spostare come ho fatto io, e ho fatto solo praticamente tutta Tokyo, che vi assicuro è gigantesca, basta una tesserina che si chiama Pasmo, ok? O comunque degli abbonamenti giornalieri che noi, lo ammetto, non siamo riusciti a trovare, ma abbiamo visto tramite altri travel blogger di usare questa Pasmo, che è una cosa ricaricabile, per spostarti su tutte le linee, quindi così noi abbiamo fatto. È una carta che costa 500 yen, che poi ti ridanno e devi ricaricare ogni giorno. Se invece appunto volete uscire, tipo andare a Nara, al Monte Fuji, Yokohama, Osaka e quant'altro, vi serve assolutamente fare già qua dall'Italia il Japan Rail Pass. È assolutamente importante perché costa 200 e passa euro e dovete averlo qua e richiederlo direttamente dall'Italia, perché sennò poi là diventa un casino, ve lo assicuro. Parlano pochissimo inglese e sarà difficile farsi capire. Mentre per quanto riguarda il cibo, ragazzi, state tranquilli perché non costa assolutamente tanto, anzi la sera io e Farid mangiamo veramente ramen con 6 euro compresi di raviolini vari e altri piattini che ci riempivano, quindi non c'era bisogno di prendere 1000 piatti per essere sazi, ma anzi arrivavamo in camera che eravamo veramente belli tranquilli, potevamo metterci a dormire e ricominciare il giorno dopo. Allora ragazzi, io ho fatto questo video con lo zaino in spalla, quindi questo non è un travel vlog, non sono l'ente del turismo, mi sono semplicemente divertito. È una vacanza che ho fatto per me stesso. Vi ho fatto questo vlog per farvi vedere, magari chi non potrà mai andare in un posto del genere, per farvi vedere più cose possibili. Quindi ci sono tutti i giorni della vacanza, tantissimo cibo, tutto quello che abbiamo visitato di Farid. Ci siamo divertiti, è stato veramente un viaggio fighissimo. Se potete ve lo consiglio. Era da tantissimo che ci volevo andare e vi dirò la verità, io... è raro che voglia tornare in un posto dove sono già stato, ma questa volta in Giappone ci voglio assolutamente ritornare perché mi ha lasciato veramente dentro qualcosa. Ma adesso bando alle ciance, godetevi il video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao ragazzi, allora benvenuti in questo vlog. Visto che non c'ho cazzi di farvi vedere la solita roba, l'aeroporto, il passaggio sotto i bagagli, qua c'è Farid, il passaporto, il volo, tutte quelle robe là super... chi se ne frega, andiamo direttamente a Tokyo. Quanto spazio nella nostra stanza, Farid, vero? Va da muro a muro e non c'è altro spazio lì fuori di questo corridoio. Addio Farid, devo chiudere la porta perché non possiamo fare il vlog. Allora ragazzi, eccola qua, questa è la statua di Hachiko del film, c'è un piccolo santuario appunto con un peluche gigante e la gente viene qua a farsi le foto, è una vera celebrità, questa è la coda per farsi la foto con la statua di Hachiko. Cioè, ma in che senso? Raga, che ci crediate o no, questo è tipo un supermercato locale dove ci sono tipo... in Italia li chiameremo ciambrusaglie, però Farid ha appena comprato tipo, fai vedere, le calzine con sul maestro con sushi. Man e con alluce separato da tutto il resto. Uno.
Bambini, mi raccomando, lavatevi i denti. Lo dice lui. Ragazzi, allora qui a Tokyo è ora di pranzo, siamo in fila per l'Ichiran che ci ha consigliato, Alessandra, che è venuta a trovarci e ci ha consigliato questo ristorante di ramen che è il ristorante di ramen, infatti questa è tipo la coda. Dove che ci sarà il Farid a mangiare. Siamo in coda tipo da 10 minuti ed è qua, è questo ristorantino qua. La cosa figa del posto è che puoi scegliere tutto del tuo ramen, da come vuoi il brodo, se vuoi dentro l'aglio, se vuoi l'onion, quanto lo vuoi piccante, io ho messo medio perché mi piace, e anche come vuoi cotti i tuoi noodles. È una figata, raga, vi consiglio di venirci comunque. Raga, è buonissimo. Allora, stiamo andando a Asakusa. Asakusa, famosissima per il tempio buddista di Jinjun Chan. Allora ragazzi, come vedete intorno al tempio ci sono tantissime bancarelle di ogni tipo possibile di cibo nipponico, quindi dal pesce alla griglia, il pollo alla griglia, c'è il pane al melone, chi fa gli spiedini di carne, chi gli spiedini di pesce, c'è tantissima roba e i prezzi sono bassissimi, tipo dai 2 ai 500 yen, quindi più o meno dai 2 ai 5 euro, e adesso proveremo ad assaggiare qualcosa, anche se io purtroppo ho appena mangiato un gelato e mi sono pentito, ma mi sa che mi mangio gli spaghetti col pollo. Ah, e non è che puoi mangiare dove vuoi, c'è una zona apposta vicino ai bidoni dove consumare il cibo. E adesso noi andiamo lì, ma non lì. Una 500.
Allora ragazzi, con questo splendido sole voglio annunciarvi che siamo arrivati al Tsukiji Honwanji, e spero che la mia pronuncia sia abbastanza corretta, che è uno splendido tempio buddista. Raga, e per gli appassionati di film horror come me, una casa degna di The Ring o The Grudge. Guardate che roba spaventosa. Cosa fai? Vieni al mercato del pesce e non speci? E non mangi? Ma che è il tuo pescivendolo, eh? Un bel sushino? Ragazzi miei, questo splendore è la metro in Giappone. La verità è che vi abbiamo sempre mentito. Sì! Non siamo a Tokyo, non siamo mai arrivati in Giappone. Sì! È stato tutto fake, eravamo sì, semplicemente a Chinatown. Sì! Visto che Farid è un cultore di New York a Natale, ma quest'anno non è potuto andarci, siamo venuti a New York. Hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, track is in. Pack up here, in rack here. Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and sail out to New York City. And sail out to New York City. Ragazzi, invece oggi giornata culturale al Tokyo National Museum. Secondo voi chi è che ha scelto la cultura? Io. Cioè, cazzate che tu dormivi ancora. Ah. E c'è anche la nostra amica. Siamo tutti qui. Io però ho fame prima di entrare. Sto scherzando, sto scherzando. Thank you.
ragazzi, per la gioia di Farid, siamo alla stazione di Ueno e stiamo provando un po' di street food. Io ho preso questo panda, ok, che dovrebbe teoricamente essere dolce. Un paese di tappe. Buono. Non so che cosa sappia, ma è buonissimo. Torikizoku. Ragazzi, questa sera siamo venuti in un Torikizoku, che è un ristorante tipico qui a Tokyo, dove si mangiano praticamente delle sorte di tapas giapponese, ecco, arriva roba. Abbiamo ordinato un sacco di cose, tra cui queste e le patatine con il burro fuso. Farid è molto felice. Sì, l'elettrocardiogramma poi lo facciamo dopo. Ragazzi, buongiorno dal paese del sol levante. Oggi andiamo al santuario di Meijingu, spero sempre che le mie pronunce siano abbastanza corrette, che è dentro uno splendido parco naturale. You know.